voglia di birra, però non c'ho più una sterlina. Amazon Fresh. Giù ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo il telefono, mi sono dimenticato di silenziarlo. Lo zio Claudio. Pronto? Pronto. Ciao Ninja Gianto. Ciao zio. Senti una cosa, non è che mi daresti la password del tuo account Amazon? Per fare cosa? Ma scusami, non sei a Londra? Sono a Londra, sì. Dai, devo vedere un film stasera. No, non leggo nulla, giuro. È il film gratis, quelli sull'offerta Amazon Prime. Ok, va bene. Ok, dai, inviami la password su WhatsApp. Ok? Grazie. E dai, quanto ci mette? Ecco, la password. La password è... password. Potevo arrivarci anche da solo. Ok, perfetto. Andiamo a fare... A few moments later. Il modo migliore per liberarsi dalle sabbie mobili. Una notifica. Amazon Fresh. 40 pound in birre. Oh, lo zio Claudio. Allora, ne approfittiamo per spiegarvi cosa sono questi Amazon Fresh. Sono dei negozi in cui entri ed esci senza pagare, tra virgolette. Praticamente bisogna andare sull'applicazione di Amazon e in una impostazione Amazon Fresh, appunto, si scarica un QR code. All'ingresso del negozio si scansiona questo QR code. Una volta entrati si prendono tutti i prodotti che ci servono, tramite delle telecamere e dei sensori capiscono che prodotti abbiamo preso e ce li addebitano direttamente al conto. Se sbagliamo a prendere il prodotto poi lo rimettiamo nello scaffale, comunque le telecamere capiscono che l'abbiamo riposato e quindi non ci fanno pagare quel prodotto, perché sennò sarebbe un po' complicato. All'interno si trovano alimenti, principalmente. I prezzi sono un po' più bassi rispetto a quelli degli altri negozi, quindi è anche conveniente da quel punto di vista, e in più non si fa la fila perché appunto non ci sono casse. È molto divertente anche come cosa, come idea. Ho sentito tante persone che dicevano che bisognava mettere le cose nei carrelli e in base a quello si capivano quello che prendevamo. Però in realtà non ci sono i carrelli, si prendono dei sacchetti all'interno. Ci sono sacchetti di carta che sono gratuiti, oppure sacchetti di plastica che costano, mi sembra, un pound, non vorrei dire una cavolata. Ma se vi serve solo un prodotto non ha neanche senso prenderlo il sacchetto, cioè non è necessario averlo. Una volta che entrate le telecamere vi seguono e in base al prodotto che prendete lo scaffale manda dei dati, e con un tracciamento di tutti questi dati vi seguono e tutto con le telecamere che vi guardano. Non ho capito! Capiscono cosa avete preso e fanno i calcoli di quello che vi faranno spendere. Utile o non utile? Beh, oddio, utilissimo non è. Potevamo farne anche a meno, però è comodo perché comunque si salta la coda, c'è più velocità nel prendere i prodotti. Da quel punto di vista è fico. Una cosa è che allo zio Claudio la ricevuta è arrivata circa 2 ore dopo, che comunque l'ho sentito, l'ho chiamato, dopo che mi sono arrivati addebitati i soldi. La ricevuta arriva un po' dopo, comunque arriva con lo scontrino, tipo scontrino digitale con allegate le foto dei prodotti e quello che abbiamo comprato. Quindi se voi per esempio andrete a Londra o a New York o dove ci sono questi Amazon Fresh, non potrete entrarci. Ma che cazzo dici? Perché è necessario avere un indirizzo inglese, quindi una carta di credito associata al vostro indirizzo inglese, che lo zio Claudio ha perché ha una società a Londra e evidentemente è collegata anche al mio account. Devo capire un po' meglio questa cosa, però voi non potete usarlo con l'indirizzo italiano. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando commentate, ditemi se andreste anche voi in questi Amazon Fresh, se secondo voi sono utili, interessanti. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram dove mi chiamo Giwa_ragazzi, lasciate un bel like, per oggi è tutto, Giwa!